l'aspetto formale si deve sempre, ma la voce si deve alzare anche alta quando alcuni provvedimenti o alcune sentenze sono errate, sono ingiuste e provocano anche danni enormi, come meteoriti che si abbattono su territori. Insomma, io più passa il tempo più sono indignato di quello che sta accadendo. Al di là della decisione siamo al paradosso dei paradossi. Cioè, non solo per un cavillo formale continuiamo a trascinarci questo debito dei 100 milioni che da una parte appunto li dovrebbe pagare lo Stato e invece vengono imputati al Comune, dall'altro ci bloccano la cassa e ci applicano una sanzione di 100 milioni che noi dovremmo dare allo Stato, che si deve pagare il debito da cui scaturisce la sentenza ingiusta. Guardate, sarà un'indignazione che non si fermerà mai, ve lo dico, senza che nessuno se la piglia male, senza che nessuno si dispiaccia, non ce l'ho con nessuno, però ritengo, avendo anche fatto il magistrato, che quando si prendono determinate decisioni bisogna inquadrarle bene sul piano sistemico, sul piano della legittimità formale, sul piano della Costituzione, sul piano della legittimità sostanziale, sul piano degli effetti. Cioè, noi solo perché siamo la Giunta dei Magistris non andiamo in dissesto per quello che abbiamo messo in campo, e ringrazio il presidente Sciascia che ne ha dato atto in maniera chiarissima nel corso dell'inaugurazione giudiziaria della Corte dei Conti. Quindi io non è una critica nei confronti della Corte dei Conti, io sto criticando un provvedimento particolare e trovo particolarmente, come dire, incredibile questo fatto che nonostante tutte le azioni che abbia messo in campo questa amministrazione, nonostante tutto quello che si poteva fare è stato fatto, nonostante abbiamo completamente ragione, noi non andiamo in dissesto, ma dobbiamo vedere come mettere in bilancio 100 milioni di euro da sottrarre ad altro e come praticamente dobbiamo ancora liberarci la cassa. Io infatti è da ieri che sto cercando il presidente Gentiloni, cercarlo per telefono chiaramente. Sindaco, e non l'ha trovato? Non l'ho trovato, ma mi auguro di trovarlo oggi. Sono stato, come mi avete visto, impegnato qua e prima all'inaugurazione, come vado in ufficio lo chiamo. Quindi abbiamo un doppio problema, insomma la situazione è grave, siamo indignati. Ci vuole una grande mobilitazione per evitare che la città e i napoletani pagano conseguenze di cui sono chiarissime le responsabilità, le colpe e soprattutto l'odiosità di questo debito storico. Guardate, è una cosa che non si può sentire. Chi dice che noi abbiamo torto sul piano, dico, di questa questione del debito, intendo dire, non ce l'ho con i giudici, è in malafede. Su questo non ho nessun dubbio, chiunque esprima in questo caso un'opinione dissenziente vuol dire contro la città e contro i napoletani, perché far pagare oggi un debito dell'81 e sul commissariamento rifiuti è una cosa talmente ingiusta che chiaramente sembra fatta apposta, perché voglio dire, il cervello per girare ce l'abbiamo, quindi le cose le comprendiamo. Le opposizioni hanno chiesto un suo passo indietro, hanno chiesto... Arrivederci, opposizione di chi stiamo parlando? Forza Italia. Ah, pensavo... Forza Italia chi? Severino Nappi. Esistono ancora? Questo... Non lo so, per adesso hanno avuto una sonora sconfitta alle elezioni politiche, sono stati battuti nell'amministrazione, quando fra 3 anni si va a votare, se riescono si fanno eleggere. Per adesso quello che posso dire è che in questi anni nulla hanno fatto per evitare che questo debito odioso cadesse non sulla testa di Luigi De Magistris ma sui napoletani. Quindi facessero bene da parlamentari adesso a occuparsi di questo tema e non pensare di fare attacchi personali, perché a me fanno solo piacere, perché crescono, come dire, la nostra forza e fino anche il nostro consenso, perché è talmente evidente questa cosa che noi ne parleremo ogni giorno. Quindi adesso non è che voglio abbreviare questo incontro, perché noi ogni giorno ne parleremo. Voi ogni giorno, anche se non mi fate la domanda, sarò io a parlarvi di questa cosa. Ma dal Movimento 5 Stelle è arrivato qualche segnale? Per adesso non vedo segnali, però diamogli il tempo, non si sono ancora insediati. Senta, ma posso chiedere, diciamo, lei prima ha parlato del fatto che solo perché c'è la Giunta dei Magistris non si va in dissesto. Sì. Vogliamo ricordarlo, diciamo, che cosa significa il dissesto non solo per i servizi del comune ma anche per le aziende? Sì, questo lo dico soprattutto al professor Alfonso, che, diciamo, continua ogni tanto a ritornare come una specie di voce
da un'altra parte è che il dissesto significa che tutti i servizi essenziali non si possono più garantire, cioè significa che hai difficoltà o non riesci a pagare gli stipendi, sicuramente non accendi i riscaldamenti nelle scuole, sicuramente non accendi l'illuminazione, sicuramente non riesci a fare quelle cose che con un miracolo laico finora siamo riusciti a fare senza soldi in questa città, addirittura oggi con le casse bloccate, addirittura con 100 milioni per un debito dell'81 che adesso dobbiamo mettere in bilancio. Ma guardate, io mi aspetterei che invece di farla io la mobilitazione a Montecitorio, la dovrebbero fare i parlamentari napoletani che sono stati eletti, e prima ancora che ci insediamo, sindaco ti chiamo perché ti sto dicendo la legge che stiamo approvando. Invece pensano ad attaccare personalmente le persone che stanno cercando semplicemente di difendere la città. A me mi fanno un piacere politico così, perché è un'autostrada politica, cioè per me è un'autostrada politica quello che stanno facendo. Ma io, siccome sono due giorni che non dormo, non perché sono preoccupato io, non dormo perché mi dispiace per la città, mi dispiace per i napoletani, mi dispiace che io devo mettere per un'ingiustizia formale e sostanziale 100 milioni in bilancio e devo sottrarre alle politiche sociali, ai senza tetto, alle fragilità, agli autobus che non ci sono. Mi dispiace, io non devo essere più rieletto, ormai è il mio secondo mandato, ma vinceremo anche questa partita. La Costituzione che oggi è stata richiamata mi ha insegnato una cosa: l'articolo 3, secondo comma, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli. Ci mettono gli ostacoli e noi li rimuoviamo. Li rimuoviamo anche con la mobilitazione popolare, perché il termine rimuovere è un verbo che non significa legiferare. Significa che se ci sono ostacoli alla giustizia e all'uguaglianza, allo sviluppo della persona umana, noi abbiamo il diritto dovere di mobilitarci per rimuovere quegli ostacoli. Quindi io non mi fermerò fin quando non avremo rimosso questo macigno del 1981 e paradossalmente dell'emergenza rifiuti. Cioè noi dobbiamo pagare non solo per quella porcheria che abbiamo vissuto per anni, con i rifiuti per terra, con la nostra immagine martoriata, oggi dobbiamo pagare pure gli effetti collaterali di quello. Chi? L'amministrazione che ha tolto i rifiuti. Ma scusate, voi poi mi fate la domanda, lo fanno apposta. La lascio al buon senso delle persone che ogni volta che vanno a casa penseranno se è tutta una coincidenza. In questi anni, se è tutta una coincidenza, vuol dire che ci sta qualcosa di astrale in questa città. Siccome io non credo alle coincidenze, penso che sta partendo l'organizzazione per Roma. Quando a Roma? 10 aprile.